Namaste, bentornati a tutti nel mio canale Yoga con Luna. La lezione di oggi è interamente dedicata a Trikonasana. Trikona in sanscrito significa triangolo e asana posizione. Trikonasana è una di quelle posizioni, posture che vedo spesso eseguire in modo non propriamente corretto a livello di allineamento, ma che è presente tantissimo nelle lezioni di yoga e viene spesso proposta come posizione per principianti, ma non è poi così immediata. Quindi questa classe è pensata per preparare il nostro corpo, stimolare quei muscoli giusti che ci servono per sostenerci in modo corretto nella posizione. Nello yoga il triangolo è un simbolo che vediamo in modo molto frequente e simboleggia appunto una connessione. Quindi nello yoga, quando parliamo di connessione, intendiamo un ascolto profondo di qualcosa che c'è all'interno di noi, quindi percepire che in realtà non siamo solo corpo, ma c'è qualcosa di più profondo, c'è qualcosa di molto di più. E non è solo la mente, non sono solo i pensieri, ma è un'energia sottile che in qualche modo, così come la percepiamo dentro di noi, che la vogliamo chiamare spirito o anima, la possiamo percepire anche al di fuori di noi. Quindi questa connessione ci unisce alla natura, ci unisce all'universo, ci unisce agli altri e ci ricorda che in realtà noi siamo parte di un tutto. Non siamo separati dalla realtà, ma siamo parte di questa realtà. Quindi tre vertici di un triangolo, tre polarità, corpo, mente e spirito. Non siamo solo corpo, non siamo solo mente, non siamo solo pensieri e non siamo solo spirito, non viviamo nell'etere, ma è tutto una connessione, è tutto un'unità all'interno e al di fuori di noi. Quindi ci portiamo in una posizione seduta comoda. Per la pratica di oggi possono servirci due mattoncini, quindi se li avete a portata di mano o anche un grosso libro, prendetelo. Possiamo decidere se sederci in questa posizione a gambe incrociate oppure andrò a sedermi sui talloni andando a disporre il mattoncino fra le mie ginocchia. Quindi in realtà dorso dei piedi a terra, ci sediamo con gli ischi sul mattoncino, le ginocchia sono separate alla larghezza dei fianchi. In questo modo andiamo a distendere la muscolatura dei quadricipiti, ma se dovesse essere troppo, sentitevi liberi di sedervi in modo tradizionale. Quindi la schiena dritta, le mani poggiate sulle gambe, facciamo dei respiri lunghi e profondi. E questa posizione seduta ci aiuta a portare la nostra colonna ben dritta, a sentire ancora un po' di più questa sensazione di unione fra la radice, quindi l'osso sacro, e la sommità della testa, la corona della testa e il cielo. Quindi il respiro è libero di scorrere dalle narici, scende giù fino alla gola, espande il torace e va a rilassare tutti gli organi dell'addome fino al di sotto dell'ombelico. Lasciamo che l'espirazione vada a separare leggermente i talloni, quindi a mano che respiriamo la posizione si rilassa, i piedi si rilassano. Posso sprofondare ancora di più nella mia seduta sul mattoncino. E stiamo ancora a tre respiri profondi. Da qui possiamo andare a praticare un mudra. I mudra sono gesti delle mani simbolici che vanno ad attivare determinate energie sottili presenti dentro di noi. Questo mudra si chiama Shanmukhi Mudra. Mukhi significa volto ed è un mudra che va a chiudere in qualche modo i sensi all'esterno, portando tutta l'attenzione all'interno di noi, quindi sviluppare quello che nello yoga si chiama pratyahara, ritenzione dei sensi, attenzione all'interno. Quindi andiamo a posizionare i pollici delle mani a tappare le nostre orecchie. Gli indici li porteremo sulle palpebre chiuse delicatamente. Il dito medio lo porteremo sopra le narici per chiudere leggermente il naso. L'anulare lo porteremo sopra il labbro, l'arcata del labbro superiore, e il mignolo sotto il labbro, quindi l'arcata inferiore.
E da qui andiamo a respirare profondamente, rilassiamo le spalle lontane dalle orecchie, rilassiamo i muscoli del volto e possiamo praticare da qui il Brahmari Pranayama, detto anche il respiro dell'ape o il ronzio del calabrone. Quindi si va a inspirare profondamente e durante l'espiro pronunciamo la sillaba M. Quindi come se stessimo appunto creando una vibrazione all'interno della nostra testa. Proviamo insieme un bel inspiro profondo. E da qui lasciamo andare il nostro mudra, riportiamo le mani con i palmi sulle cosce, ruotiamo le spalle indietro e notiamo se ci sentiamo in qualche modo un po' più tranquilli, un po' più rilassati rispetto all'inizio. Con un respiro profondo uniamo poi i palmi delle mani davanti al cuore e apriamo gli occhi. Iniziamo la nostra pratica. Possiamo spostare il mattoncino. Ci sediamo su di un fianco, stendiamo le gambe e andiamo a portarci con la schiena a terra. Se abbiamo bisogno, dato che siamo stati seduti sul dorso dei piedi, sulle ginocchia, possiamo dondolare un po' a destra e a sinistra per sciogliere qui la posizione. E poi una vertebra alla volta, ci sdraiamo. E da qui andiamo ad afferrare il nostro ginocchio destro, stendiamo la gamba sinistra, manteniamo i piedi attivi e respiriamo. Variante numero 1, rimaniamo qui creando queste due attivazioni, quindi il ginocchio che si avvicina verso la spalla e il piede che si allunga in avanti. Oppure possiamo far passare il braccio destro all'interno del ginocchio destro, ci afferriamo l'alluce e con la mano sinistra sull'addome lentamente stendiamo il ginocchio destro e siamo all'inizio della pratica, quindi non andiamo a iperestendere la gamba, a forzare, ma teniamo il ginocchio leggermente piegato, ruotiamo le spalle indietro, ogni inspiro porta energia dove sentiamo l'allungamento in questa posizione e ogni espiro va a avvicinare lentamente la gamba verso il nostro busto. Siamo tre respiri qui cercando di creare spazio, piedi attivi. Il respiro deve essere qualcosa che va a indirizzare energia, quindi un respiro attivo di forza che va a creare spazio. Espirando, ci allunghiamo magari di un millimetro in più e lentamente iniziamo ad aprire la gamba destra verso destra senza perdere l'equilibrio a sinistra, quindi apriamo il braccio sinistro e creiamo una contrapposizione qui. Stiamo altri tre respiri, possiamo piegare il ginocchio destro di quanto ci serve, entrambe le spalle, entrambe le scapole rimangono a terra e anche il bacino. Quindi non ci spostiamo troppo verso destra, ma rimaniamo in questa posizione, un respiro profondo. E per uscire lentamente pieghiamo il ginocchio, ritorniamo al centro, ci diamo un'ultima bella abbracciata. Inspiro ed espiro, facciamo cambio, stendiamo entrambe le gambe e ci abbracciamo il ginocchio sinistro. Stiamo qui, creiamo spazio nel bacino, sentiamoci liberi di rimanere in questa posizione. Se per noi va bene così, oggi magari siamo un po' più tesi. Oppure cerchiamo la variante, quindi mano destra sulla pancia, gomito destro rilassato, inspirando, porto il mio prana all'interno della gamba sinistra, nei muscoli posteriori della coscia. Respiro, piedi attivi, spalle che ruotano indietro e aprono il torace. Quindi non vogliamo incassarci, ma vogliamo espandere la zona dei polmoni, del cuore. Quindi lavoriamo in connessione, non solo sul bacino, ma anche sullo sterno, sulla gola, sui muscoli del viso.
Ed espirando, col ginocchio piegato o con la gamba in questa posizione, ci portiamo in apertura. Il braccio destro apre per creare equilibrio e la gamba sinistra si apre qui, senza ruotare troppo, ma mantenendo comunque un radicamento con la terra. Spalle, ischi, ci aiuta a tenere la gamba destra attiva. Quindi se attiviamo bene la nostra gamba non perdiamo l'equilibrio. Continuiamo a spingere un po' il piede destro in avanti, come se volessimo scalciare il muro. Anche questo ci aiuta. Un bel inspiro che va dritto dritto nelle nostre anche ed espirando pieghiamo il ginocchio lentamente, ci riportiamo al centro, un ultimo bel abbraccio, inspiro ed espiro, creo spazio, ginocchia vicine questa volta, ci afferriamo dietro le ginocchia e andiamo a rotolare un po' avanti e indietro. Lasciamo che questo movimento sia un massaggio per le nostre vertebre, quindi possiamo anche eseguirlo piano, lentamente, con consapevolezza. Ci diamo una spintarella quando ci sentiamo pronti e ci sediamo in cima al nostro tappetino. Da qui andiamo a passare in quadrupedia, andando a creare un movimento del gatto un po' diverso rispetto al solito. Puntiamo i piedi, i polsi sono sotto le spalle, le ginocchia questa volta sono un po' più larghe rispetto alla posizione degli ischi, quindi le ossicine del bacino, e andiamo a creare dei cerchi. Inspirandoci spostiamo in avanti, inarchiamo la colonna, e espirando facciamo una gobba con la schiena e ci spostiamo indietro. Quindi invece che il tradizionale movimento di apertura e chiusura della nostra colonna, in questo modo dovremmo sentire di più lo scioglimento, non solo all'interno delle nostre vertebre, che comunque stiamo andando a mobilitare e a sollecitare il nostro respiro, ma anche a livello del bacino. Se sentiamo scricchiolare perfettamente normale, andiamo a cambiare il senso di rotazione, è un movimento che va proprio a lubrificare le nostre articolazioni, la nostra articolazione del bacino. Lentamente ci fermiamo, puntiamo bene i piedi, chiudiamo le nostre ginocchia e da qui spostiamo le mani in avanti, ci portiamo con la pancia a terra per la posizione di Shalabhasana, la locusta. Andiamo a tenere tutta la parte frontale del corpo a terra, possiamo poggiare la fronte a terra, le braccia sono lungo il corpo, i palmi a terra, un respiro qui, dorso dei piedi bello attivo a terra, incrociamo le dita delle mani dietro i glutei e andiamo a ruotare le spalle indietro, stendere le braccia, stacchiamo le mani dai glutei. Facciamo 5 respiri qui. E più solleviamo le braccia, più possiamo andare a spingere con il bacino verso il basso, sollevare il torace, rilassando il collo, guardiamo in avanti. Respiro profondamente, tengo le gambe ben ancorate a terra. Spingo, spingo le mani dietro di me come se volessi toccare i piedi. E al prossimo espiro mi lascio andare piano piano a terra, porto le mani ai lati del busto, gomiti stretti, inspiro, salgo, espiro, scendo in balasana. Unisco gli alluci, stendo le braccia in avanti, rilasso la fronte, le spalle e il torace cercano di scendere verso il basso. Le ginocchia qui sono separate per lasciare spazio alla pancia. Faccio 3 respiri profondi, vado ancora un po' a stendere bene le braccia in avanti, respiro profondamente e al prossimo inspiro spingo con i palmi delle mani a terra, creo una gobba come se volessi fare il gatto, punto i piedi, respiro, schiena in posizione neutra. E da qui andiamo a portare il piede sinistro fra le mani, scendiamo nel nostro Anjaneyasana, quindi l'affondo basso, dorso del piede destro a terra,
Possiamo già prendere i nostri mattoncini qui e posizionarli sotto le spalle e i lati del piede. Respiro. Tengo la caviglia sinistra in linea con il ginocchio sinistro, le spalle lontane dalle orecchie, il cuore aperto in avanti. Affondo, spingo bene l'anca destra in avanti, respiro e da qui al prossimo. Inspiro, stendo le braccia verso l'alto. Cerco di spostare le braccia un po' più indietro rispetto alla linea della testa. Inspiro ed espiro. Porto le mani a terra, apro la tibia destra lateralmente, quindi la posiziono parallela al lato corto del tappetino, con il braccio destro. Inspiro, salgo, creo un cerchio ed espiro, braccia parallele. In questa posizione è un po' come se fossimo in Virabhadrasana 2, il guerriero 2, quindi il bacino chiuso, posizione retroversa, braccia parallele, busto e anche che guarda nel lato lungo del tappetino e lo sguardo oltre la mano sinistra. Cerco di continuare a sprofondare un po', quindi piego bene il ginocchio sinistro e lo spingo all'esterno, non voglio collassare in questo modo, ma voglio rendere la posizione fiera e attiva. Inspiro profondamente, espirando salgo, stendo la gamba sinistra, la tengo lì dov'è, mano destra a terra, inspiro, espirando spingo il bacino, il petto in avanti e il braccio sinistro si allunga oltre la testa. Immagino di creare una diagonale qui. Posso guardare sotto il braccio sinistro. Inspiro ed espirando lentamente ammorbidisco la posizione, risalgo, stendo la gamba sinistra, al prossimo espiro, scendo per Parigasana, il cancello, quindi la mano sinistra sulla tibia e il braccio destro incornicia la testa. Anche qui spingiamo il bacino, il busto in avanti, apriamo il fianco destro, guardiamo sotto il braccio destro. Proviamo a tenere il piede sinistro il più possibile radicato a terra per questa variante. Inspiro ed espirando piego il ginocchio sinistro, posiziono le mani a terra, ritorno nella mia posizione di Balasana semplice, quindi stendo le braccia, fronte a terra. Questa volta posso sollevarmi sui polpastrelli delle mani e lavorare per far scendere ancora un po' di più le spalle a terra. Quindi le braccia sono lunghe e voglio allontanare le spalle dalle orecchie, è come se volessi scendere verso il tappetino. Spingo con i polpastrelli delle mani a terra, inspiro, espirando, palmi a terra e salgo con una bella gobba, punto i piedi, inspiro, schiena neutra, espiro, piede destro fra le mani. Ritorniamo nel nostro Anjaneyasana con o senza blocchi. Stiamo qui creando spazio nel torace e nel bacino. Quindi sento che la forza di gravità mi accompagna verso il basso. Voglio andare a spingere il fianco sinistro in avanti, allungare il collo, aprire il cuore. Creo spazio nelle spalle, nelle braccia e ancora una volta inspiro, stendo le braccia verso l'alto, apro il petto, allungo qui, resto. Provo a chiudere un po' il bacino in avanti, quindi faccio forza nelle anche, inspiro ed espirando, mani a terra, apro la tibia sinistra questa volta. Al prossimo inspiro, apro il braccio sinistro come se volessi tracciare un cerchio, salgo e affondo, chiudo il bacino, busto e torace guardano verso sinistra, lo sguardo oltre la mano destra, affondo per questa variante di Virabhadrasana 2, creo spazio nel bacino, continuo a ruotare bene il ginocchio destro in fuori, inspiro ed espirando, stendo la gamba destra,
Mano sinistra dietro di me e braccio destro oltre la testa. Una bella diagonale, respiro. Spingo bacino e torace in avanti. Guardo sotto il braccio destro. Inspiro profondamente. Espirando, ammorbidisco. Salgo. Ritorno e entro in Parigasana. La mano destra sulla gamba, il braccio sinistro allungo oltre la testa. Respiro profondamente. Lascio che il braccio sinistro sia proprio una cornice, creo un arco, un'apertura nel fianco sinistro. Piede destro rimane a terra ed espirando ammorbidisco, mani a terra. Questa volta torno in quadrupedia. E da qui dove sono, punto i piedi, salgo nel mio primo cane testa in giù. Posso passeggiare un po' sul posto, quindi piego un ginocchio poi l'altro, spingo bene il coccige verso il cielo, non sono come se fossi un plank, ma piuttosto piego le ginocchia, indirizzo il bacino verso l'alto e spingo la terra lontano da me. Guardo l'ombelico, rilasso il collo. Respiro e al prossimo inspiro mi fermo qui, rimango respiro completo nella posizione statica. Da qui mi sollevo sulle dita dei piedi, guardo in avanti in modo molto rilassato e faccio tanti passettini con le mani verso i piedi. Inspiro, allungo la colonna, mani sulle tibie, estendo la schiena. Espiro, piego le ginocchia, rilasso, lascio andare le braccia, lascio andare la schiena, srotolo una vertebra alla volta. I piedi sono alla larghezza delle anche, inspiro, mani davanti al cuore. E da qui andiamo a cercare il nostro Vriksasana, l'albero. Quindi posiziono il tallone destro sulla caviglia, sul polpaccio o all'interno della coscia sinistra. Anche qui il ginocchio destro spinge all'esterno, il fianco sinistro ruota all'interno. Resto qui, posso anche espandere bene le mie radici. Inspiro, unisco i palmi delle mani e scendo con le mani per incorniciare la testa. Resto, inspiro profondamente. Espirando, mani davanti al cuore, chiudo il ginocchio destro, un bel passo indietro per cercare Virabhadrasana 2 questa volta. Quindi apro le braccia, affondo sul ginocchio sinistro. I piedi sono sulla stessa linea, in particolar modo il tallone cerca l'allineamento con la parte mediana del piede. Busto, bacino in avanti, bacino chiuso, guardo oltre la mano sinistra. Rilasso le spalle, inspiro, affondo, affondo il più possibile, senza superare mai la linea della caviglia col ginocchio. Al prossimo inspiro, salgo, da qui chiudo leggermente il piede destro, ruoto frontale, inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando, scendo e vado a prendere un mattoncino se ne ho bisogno. Da posizionare sotto la mano destra e da qui mi apro in Parivritti Trikonasana, il triangolo invertito. Posso praticarlo anche con la mano a terra, posso anche piegare il ginocchio sinistro leggermente se ne ho bisogno. Da qui spingo il fianco destro in avanti e il sinistro indietro. Inspiro profondamente. Apro bene il busto verso l'alto. Posso anche portare la mano sinistra dietro la zona lombare. Continuo a lavorare sull'apertura della spalla sinistra. Inspiro. Espirando entrambe le mani a terra. Posso chiudere ancora un po' di più la posizione se ne ho bisogno. Parsvottanasana, quindi inspiro, allungo la colonna con o senza mattoncini, espiro, porto la fronte in direzione del ginocchio. Resto 3 respiri qui.
Posso anche lavorare un po' sull'equilibrio, sull'apertura del torace, creo un cerchio con le braccia e posso cercare il mio Anjali Mudra, posizione delle mani di preghiera, al centro delle scapole. Inspiro profondamente, spingo il fianco destro in avanti, espiro, mani ai lati del piede, piego il ginocchio sinistro, cammino con le mani un po' oltre qui e al prossimo inspiro mi vado a portare in questa variante di Uttanasana. Quindi stendo la gamba destra verso l'alto e inizio piano piano con l'espiro a lavorare per portare le mani in direzione del piede e la fronte verso il ginocchio. Forza nella gamba destra, inspiro. Lavoro tanto sull'equilibrio anche qui. Espirando, porto i piedi vicini. Uttanasana semplice. Quindi inspiro, stendo la schiena e le gambe. Espiro, mi chiudo. Porto le mani ai lati dei piedi oppure mi abbraccio il retro delle ginocchia. Posso anche abbracciare i polpacci qui. Sposto il peso del corpo in avanti, respiro e poi piego dolcemente le ginocchia, lentamente srotolo una vertebra alla volta, inspiro, apro le braccia verso l'alto, espiro, mani davanti al cuore, mi giro di qui così mi vedete, cerco Vrikshasana dall'altro lato. Quindi porto la pianta del piede sinistro, questa volta, a contatto con la caviglia, il polpaccio, la coscia. Guardo un punto fisso. Quindi utilizzo il drishti, lo sguardo, che mi crea stabilità. La gamba destra è forte, radicata a terra, la mia testa prolungata verso il cielo. Cerco una variante con le braccia che mi piace, inspiro, allungo i miei rami verso l'alto, espirando, mani davanti al cuore, da qui sono sempre in cima al tappetino, con un bel passo indietro, prima chiudo il ginocchio sinistro in avanti e poi mi porto in Virabhadrasana 2, il guerriero 2, quindi porto i piedi sulla stessa linea, inspiro, apro le braccia, espiro, affondo qui. Se ho necessità, apro un po' la posizione delle gambe. In Virabhadrasana 2, tendenzialmente abbiamo i polsi in direzione, quindi sulla stessa linea delle caviglie. Spingo il ginocchio destro all'esterno, respiro. Al prossimo, inspiro, stendo la gamba destra lentamente, ruoto in avanti, inspiro, allungo le braccia verso il cielo, espiro, Parivritti, Trikonasana. Cerco di tenere entrambi i piedi a terra, posso sempre piegare leggermente il ginocchio destro, ma piuttosto che tenere la gamba destra molto piegata, uso un mattoncino sotto la mano sinistra. Posso cercare la variante. Mano destra dietro la zona lombare. Inspiro, guardo verso l'alto. Apro il petto, apro il cuore. Ed espirando, entrambe le mani a terra. Chiudo un po' il piede sinistro se ne ho bisogno. Cerco Parsvottanasana. Inspiro, allungo la colonna, tutto il corpo frontale. Espiro, fronte verso il ginocchio. Le gambe sono ben attive, creo forza, stabilità e posso cercare qui il mio Anjali Mudra dietro la schiena. Posso anche afferrare solo i gomiti semplicemente se ne ho bisogno. Respiro, spingo il fianco sinistro in avanti, espirando, guardo avanti, posiziono le mani ai lati del piede oppure direttamente in avanti. Piego il ginocchio destro, inspiro, stendo la gamba sinistra verso l'alto,
è un po' di più di un Virabhadrasana 3, diciamo. Posso tranquillamente rimanere con la gamba qui, oppure piano piano lavorare per avvicinare le mani al piede e cercare questa variante di Uttanasana. Inspiro ed espirando, piedi vicini, Uttanasana classica. Inspiro, allungo la schiena, espiro, mi chiudo e resto qui. Posso sempre piegare un po' le ginocchia, portare il busto a contatto con le cosce. Sposto il peso del corpo in avanti, piego tanto le ginocchia fino a portare le mani a terra, srotolo una vertebra alla volta. Inspiro, unisco i palmi delle mani sopra la testa. Espiro, mani davanti al cuore. Tadasana, posizione della montagna, allarghiamo un po' i piedi alla larghezza del bacino, tutto il corpo su una linea unica, palmi delle mani rivolti in avanti. Facciamo dei respiri profondi, osserviamo come ci sentiamo, cosa è cambiato a livello delle gambe e porto le mani davanti al cuore, un bel passo indietro con il piede destro, mi apro sul lato lungo del tappetino. Le dita dei piedi sono rivolte all'esterno, i talloni all'interno. Da qui affondiamo per Devi Asana. Quindi la posizione della Dea, piego le ginocchia, il bacino chiuso, la colonna su una linea unica dritta verso il cielo, piego le mie braccia come se stessi sorreggendo delle anfore. Rilasso le spalle, apro il petto, respiro, poggio le mani sulle cosce, inspiro, guardo oltre la spalla sinistra e con la mano destra premo per aprire un po' il ginocchio destro. Continuo a scendere col bacino. Espiro al centro e cambio lato. Guardo oltre la spalla destra. Inspiro profondamente, espirando, torno al centro, al prossimo inspiro, stendo braccia e gambe, chiudo i piedi al contrario, quindi i talloni questa volta sono leggermente all'esterno, le dita dei piedi all'interno, incrocio le dita delle mani dietro la schiena, ruoto le spalle indietro, inspiro, apro il petto, allontano le mani dai glutei e espirando, scendo. Mi lascio andare con la fronte come se fosse attratta dalla terra e se bisogno posso allargare un po' la posizione dei piedi. All'incirca, come sempre, le caviglie sono sotto i polsi quando siamo in posizione eretta. Apro pure il palmo delle mani e lascio che le mani si portino in avanti, rilasso le spalle, creo spazio, respiro, sposto il peso del corpo sulle dita dei piedi. Inspiro, rilasso, sciolgo anche le mani, porto le mani a terra, ruoto le spalle indietro. Inspiro, appiattisco la schiena, guardo in avanti, espirando, ammorbidisco le ginocchia e srotolo una vertebra alla volta per salire nuovamente. Stendo braccia e gambe e piano piano, tallone punta, chiudiamo la posizione. Da qui entriamo nello studio di Trikonasana. Quindi, se ci siamo persi un po' la posizione dei piedi, ritorniamo con i polsi in linea con le caviglie e da qui apriamo il piede destro all'esterno, ci prepariamo un mattoncino che ci servirà. Andiamo a tenere il piede parallelo al lato corto del tappetino o leggermente chiuso. Da qui il bacino e il busto guardano il lato lungo, rilasso le spalle, le braccia sono belle aperte.
Al prossimo inspiro, con il fianco sinistro spingo verso l'esterno, come se volessi spostare qualcosa alla mia sinistra. Da qui allungo il braccio destro, come se volessi afferrare qualcosa alla mia destra. Immagino di avere un volante, scendo, non in questo modo, ma voglio ruotare, proprio una ruota. Quindi scendo, tenendo la schiena dritta, senza collassare, come se fossi fra due lastre di vetro. Nell'hatha yoga tradizionale la mano si poggia sulla tibia, apro la spalla sinistra e il braccio sinistro è rivolto verso il cielo. Quello che posso fare è posizionare la mano destra sul mattoncino e rimanere qui. Vado a lavorare andando a spingere il bacino in avanti e ruotare il fianco sinistro indietro. Quindi immagino di voler spingere il fianco destro in avanti e il sinistro indietro per tenere proprio il bacino fra due lastre di vetro. Posso anche portare il braccio sinistro oltre la testa, continuare ad allungare il fianco sinistro. Inspiro. Ed espirando, rilasso. Ritorno al centro, piego le ginocchia, srotolo. E andiamo a praticare Trikonasana dall'altro lato. Quindi apro il piede sinistro. Mi posiziono già il mattoncino se ne ho bisogno. All'interno del piede apro le braccia, ruoto bacino e busto. Inspiro, creo spazio nel fianco. Espiro, allungo il braccio sinistro e scendo, ruoto. Da qui mi posiziono, quindi non voglio fare questo, ma voglio aprire il petto. Il fianco sinistro spinge in avanti, il destro indietro. Inspiro, apro il braccio destro verso l'alto. Posso rimanere in questa posizione oppure allungare il braccio destro oltre la testa. Posso guardare sotto il braccio destro. Respiro, gambe forti. Ed espirando vado a rilassare. Piego il ginocchio sinistro, appoggio entrambe le mani a terra. Ginocchia a terra, dorso dei piedi a terra, Balasana. Questa volta porto le mani in direzione dei piedi. Rilasso le spalle, sto 5 respiri in completo e assoluto riposo qui. Cerco di usare questa posizione come osservazione del lavoro che ho eseguito oggi, come sento il mio corpo in questo momento. Trikonasana sono tante cose messe in atto a livello corporeo e con la pratica si riesce a stabilire questa connessione corpo, mente e spirito, radicamento, elevazione verso il cielo, fluidità, lasciar scorrere. Porto le mani di fianco alle ginocchia, ruoto le spalle indietro, srotolo una vertebra alla volta. Schiena dritta, inspiro, ritorno in Vajrasana. E da qui mi siedo su di un fianco, stendo le gambe in avanti, mi porto al centro del tappetino per andare proprio a sdraiarmi. Una vertebra alla volta. Stendo le braccia oltre la testa, avvicino i piedi ai glutei, tengo le piante dei piedi unite, apro le ginocchia per Baddha Konasana. E qui mi lascio andare in questa apertura completa del corpo e cerco di creare una forma di rombo con le gambe e stessa cosa per le braccia, quindi non tengo le braccia in tensione ma rilasso un po' i gomiti all'esterno. Quindi creo spazio fra le orecchie e le spalle, creo spazio nel collo, nella gola.
Porto il mento parallelo a terra, respiro, rilasso tutti i muscoli del viso, rilasso le ginocchia e semplicemente sto. Osservo. Ogni espiro crea un rilassamento sempre maggiore verso il basso. E possiamo lavorare ancora una volta un po' sulla nostra colonna da questa posizione, creando un movimento di Marjariasana, il gatto, da Baddha Konasana. Quindi inspiro, inarco la colonna, creo spazio fra la schiena e il tappetino, sollevo busto e pancia, espirando immagino di rivolgere il bacino verso l'alto e di schiacciare tutta la schiena a terra, appiattendola proprio al tappetino. Inspiro, apro, lo facciamo altre due volte. Quando apro le ginocchia si abbassano, quando chiudo sento le ginocchia che si sollevano e creo un'attivazione nell'addome, nel plesso solare. È normale che sia così. Inspiro, apro, inarco il più possibile. Espiro, una vertebra alla volta, appiattisco la schiena a terra e poi rilasso qui. Riprendo il mio respiro normale e posso portare le mani sulla pancia lentamente, creando il mio Yoni Mudra. Unisco i pollici e gli indici fra loro a creare una forma di diamante anche qui. Mi posiziono con l'ombelico al centro del mio mudra, le dita sono rivolte verso il basso e questo Yoni Mudra simboleggia l'energia femminile presente in ognuno di noi, che siamo donne o uomini. L'energia femminile è la parte lunare di ognuno di noi, quindi il rilassamento, la calma, la pace. Facciamo tre respiri in questo mudra, percependo il corpo che diventa sempre più morbido. E l'ultimo di questi espiri è davvero liberatorio, sciolgo anche il mudra, al prossimo inspiro mi aiuto con le mani a sollevare le ginocchia verso l'alto, da qui mi lascio andare in posizione fetale sul fianco destro e rimango tutto il tempo che mi serve in questa posizione dell'embrione che mi ricorda l'abbandono assoluto e anche la rinascita. Quindi come un bambino appena nato, un feto, infatti questa posizione si chiama anche posizione fetale, siamo pronti a srotolare la colonna, a riportarci in una posizione seduta con gli occhi chiusi. Mani unite davanti al cuore, quando riapriremo gli occhi, come un bimbo appena nato, guarderemo le cose con un'altra prospettiva. Questa posizione ci ricorda che dopo una lezione di yoga non siamo mai gli stessi e possiamo sempre guardare tutto con occhi nuovi. Portiamo i palmi delle mani al centro della fronte e lentamente riapriamo i nostri occhi, il nostro sguardo. Namaste. Vi ringrazio di cuore. Per poter praticare con me trovate qui sotto nell'info box tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ci vediamo con le lezioni online ogni mercoledì oppure in presenza durante la settimana. Un abbraccio!